Sanità, nuova legge a tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo. Il Consiglio è unanime. Approvata la proposta presentata dal Partito Democratico, primo firmatario Andrea Vannucci. L'atto modifica la legge regionale 28-2019. Eventi, Cavallino di Monterufoli, una targa del Consiglio regionale all'associazione. Il presidente dell'Assemblea Toscana Mazzeo dice un riconoscimento alla Toscana diffusa, alle nostre radici e alle tradizioni. A Collodi, l'ottava edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival, presentata in Consiglio regionale la manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 agosto. Tanti gli spettacoli di teatro, musica e arte circense. I rischi per i lavoratori esposti a caldo estremo avranno particolare attenzione nell'ambito delle politiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge in materia. La proposta, presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico e che vede come primo firmatario Andrea Vannucci e illustrata in aula dal presidente della terza commissione Enrico Sostegni, interviene, modificandola, sulla legge regionale 28-2019 per sottolineare come, nell'ambito della collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza sul lavoro, appaia meritevole di una particolare attenzione il tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Il testo aggiunge nuovi elementi a un quadro normativo che era già nato per accendere un faro sul tema della sicurezza sul lavoro, in particolare in contesti localizzati, ha spiegato Andrea Vannucci del Partito Democratico. Sentiamolo. Sì, l'abbiamo visto anche nella nostra regione con episodi drammatici. E lo abbiamo visto nel resto d'Italia, soprattutto nelle regioni del centro-sud e nelle isole. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante, perché sono già diverse estati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime, e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. Penso ad alcune categorie, ma sicuramente è un elenco che non può dirsi concluso. Penso per esempio a chi lavora nell'edilizia, a chi lavora sulle strade, a chi lavora in alcune cucine. Questo evidentemente è un qualcosa che merita la massima attenzione da parte della politica e non soltanto. Questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione, diciamo quando le temperature erano più miti evidentemente, e il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno, anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione e di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. Ecco, e quindi devo registrare con grande piacere che la proposta è stata approvata con l'unanimità sia in commissione sia in aula, a dimostrazione di quanto evidentemente nel momento in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, non bisogna dividersi politicamente, ma muoversi nella medesima direzione nell'interesse di tutti i cittadini. E adesso sentiamo il commento di Andrea Ulmi della Lega. Diciamo che in Commissione Sanità avevamo già trovato
una quadra sull'argomento, ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in commissione, devo dire, avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi, discutendo, credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono, per esempio a Dubai, esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice non ci sono le mezze stagioni, in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense, sia estive che invernali. Vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente. Per cui, a parte gli scherzi, credo che questa legge sia appunto una legge di buonsenso che ribadisce certe situazioni cambiate nell'arco degli anni. Una targa del Consiglio regionale all'Associazione Cavallino di Monterufoli e Asino Amiatino ETS per la preziosa attività svolta in difesa della razza autoctona toscana Cavallino di Monterufoli. È stato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo a consegnare il riconoscimento nelle mani di Michele Della Pace, presidente dell'associazione. Sentiamo quindi proprio le parole del presidente Mazzeo. Questa è la nostra idea di Toscana, sostenere la biodiversità, fare in modo che razze come il cavallino di Monterufoli possano essere sostenute e possano tornare a crescere. Nel 1990 erano poche unità, oggi invece sono più di 900. E allora questo è un premio alla Toscana diffusa, alle nostre radici, alle nostre tradizioni, è un premio all'impegno per una Toscana che sia sempre ambientalmente più sostenibile. Il cavallino di Monterufoli è una razza autoctona toscana che ha rischiato l'estinzione e il rischio non è ancora del tutto scongiurato, ha detto Diego Petrucci, consigliere segretario dell'ufficio di presidenza. La Toscana è una terra d'eccellenze, pensiamo da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, architettonico, culturale, pensiamo da un punto di vista di geni che hanno segnato e tracciato la storia del mondo. Tra queste eccellenze c'è sicuramente anche la razza equina del cavallino di Monterufoli. Voi pensate cosa rappresenta nell'immaginario collettivo, specialmente dei bambini, il pony? Ecco, il pony è il cavallo che per primo entra nella testa, nei cartoni animati, nei film, telefilm che guardano i bambini. Noi abbiamo un pony italiano che è il cavallino di Monterufoli, che però era a rischio di estinzione. Alla fine degli anni 80 ne erano rimasti soltanto 8 esemplari, quindi stava per sparire da un momento all'altro, fin quando l'Associazione per la difesa del cavallino di Monterufoli non ha cominciato questa attività meritoria per salvare la razza. Ed oggi, dopo un po' di anni di lavoro, siamo arrivati ad avere 400 esemplari. Ancora il rischio di estinzione non è scampato, però sicuramente si sono fatti tantissimi passi avanti. Per questo stamani mattina il Consiglio regionale ha deciso di ringraziare l'Associazione per la difesa della razza del cavallino di Monterufoli per il pony italiano, per l'attività svolta in questi anni. Il cavallo è un cavallo molto docile che per dimensioni si presta sicuramente a far iniziare i bambini ad andare a cavallo, per l'ippoterapia, per tutta una serie di attività, per cui si è rivelato essere anche da un punto di vista competitivo all'altezza dei ben più famosi pony, che magari costano però 20, 30, 40 volte in più. Quindi stamani mattina abbiamo ringraziato l'Associazione per la difesa del cavallo di Monterufoli, abbiamo ringraziato il Comune di Pomarance, il Parco di San Rossore, ma anche Carabinieri Forestali per la biodiversità che si sono prestati in questi anni per la difesa della razza, e tutte quelle associazioni, tutto quel mondo che appunto si è speso a favore del cavallino di Monterufoli, il nostro pony italiano, un'altra grande eccellenza toscana che rischiavamo di perdere.
Lo stesso Petrucci ha quindi consegnato, insieme al presidente Mazzeo, il Pegaso alato all'addestratore Federico Forci per aver portato il cavallino di Monterufoli con il cavallo Maremmano sul palcoscenico più importante del mondo per il settore, la Fiera Cavalli di Verona. Sentiamo le parole di Federico Forci. Sì, faccio uno spettacolo con dei cavalli maremmani e in più dei pony di Monterufoli. Tutto questo spettacolo viene fatto in completa libertà. Io insieme a loro, insomma, creiamo questo rapporto particolare. Ma si tratta di una... come direi, non è spettacolo perché tutti dicono è spettacolo, ma è un rapporto normale che ho giornalmente con i miei cavalli e l'ho portato in mezzo al pubblico, ma è in completa libertà, loro liberi, io senza nulla, se non due piccole bacchette per comunicare a distanza e nulla. È più da vedere che da raccontare. Ringrazio la Regione Toscana e il consigliere Petrucci che hanno voluto questo riconoscimento, ha dichiarato la sindaca di Pomarance, Ilaria Bacci. Siamo qui oggi per un riconoscimento molto, molto importante. Io ringrazio la Regione Toscana e in particolare il consigliere Diego Petrucci che ha voluto conferire, conoscendo l'associazione Il Cavallino di Monterufoli, questo riconoscimento importante. L'associazione gestisce il centro ippico Santa Barbara, che è un centro ippico di proprietà del comune di Pomarance, lo gestisce da anni facendo un'attività assolutamente lodevole, quindi trovo questo riconoscimento davvero dovuto e importante per l'associazione che dal 2008 cerca di salvaguardare la razza del cavallino di Monterufoli e infatti la leva negli anni 80 la razza era in estinzione, in pericolo di estinzione. Oggi si contano numerosi capi e tanto di tutto questo è dovuto all'associazione del Cavallino di Monterufoli che lavora appunto dal 2008 salvaguardando la razza, portandola a conoscenza anche nelle manifestazioni, nelle fiere, negli eventi. E adesso le parole di Michele Della Pace, presidente dell'associazione. Oggi è proprio un giorno importante per la nostra associazione perché finalmente dopo 15 anni di lavoro per la rivalutazione e la salvaguardia di questa razza ormai in estinzione, fate conto che ad oggi si conta 400 capi in tutta Italia, quindi l'associazione con tutti i sollevatori e i centri ippici che ci hanno dato una mano per far sì che questi cavalli poi avessero vario impegno nelle varie discipline equestri, siamo arrivati oggi ad avere questo, diciamo, riconoscimento perché comunque la Regione Toscana ha visto il nostro, diciamo, sempre costante impegno su questa razza. Ecco. Infine Maurizio Boldrini, vicepresidente dell'Associazione del Cavallino di Monterufoli e Asino Amiatino. E con questa associazione stiamo cercando appunto di valorizzare la razza del cavallino di Monterufoli e negli anni l'abbiamo fatto un po', diciamo, a 360 gradi e privilegiando soprattutto quello un po' diceva Federico del carattere di questi cavalli, quindi la bontà, la sincerità, e noi l'abbiamo cercato di riutilizzare per avere proprio dei pony italiani che siano adatti a tutte le attività e le discipline equestri che abbiamo anche qua in Italia, e il nostro vanto, diciamo, anche come associazione, averli utilizzato tanto nella riabilitazione equestre, e questo ha permesso a tanti ragazzi di approcciarsi al mondo dell'equitazione con questi piccoli pony. Con Lodi sarà il palcoscenico dal 25 al 27 agosto di Senza Fili Pinocchio Street Festival, manifestazione di teatro, musica e arte circense. Un evento con ospiti internazionali ad ingresso libero che avrà luogo nel magico scenario dell'antico borgo di Collodi Castello,
così come al Parco di Pinocchio e al Giardino Storico di Villa Garzoni in ciascuna delle tre serate. Ospite d'onore dell'ottava edizione è uno dei più grandi nomi della comicità internazionale, la clown svizzera Gardi Hutter. Per il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, un'iniziativa bella e importante perché permette di raccontare le tante bellezze che ci sono a Collodi. Un'iniziativa bella, un'iniziativa importante perché permette di raccontare le tante bellezze che ci sono a Collodi, e questo è uno di quegli eventi che viene riconosciuto ben oltre la nostra regione. Il nome di Pinocchio viene portato in tutto il mondo e questo spettacolo, questi spettacoli urbani riescono a far crescere, anche a migliorare anche gli eventi e le iniziative che ci sono sul territorio. Quindi grazie a tutti per questa iniziativa, e che sia dal 25 al 27 di agosto un momento bello e importante non solo per Collodi, non solo per Pescia, ma per l'intera Toscana. E adesso le parole del consigliere regionale Marco Niccolai, che ha invitato tutti a visitare Collodi nei giorni del Senza Fili Pinocchio Street Festival. L'invito che faccio a tutti è di visitare Collodi nei giorni del Pinocchio Street Festival, perché soprattutto il borgo di Collodi Castello, grazie ai tantissimi spettacoli che vengono lì organizzati, fornisce uno spettacolo e uno scenario veramente straordinario e bello, un borgo medievale che incontra l'arte e la cultura in mezzo alla gente, in mezzo alle case. Quindi l'invito veramente è quello di passare questi giorni nel nostro paese, perché è una manifestazione che sicuramente ogni anno cresce e che dimostra quanto il borgo di Collodi Castello e più in generale il paese di Collodi sia la location ideale per arte e cultura legata a Pinocchio e comunque all'infanzia e alla socialità in generale. Per me, che da poche settimane sono sindaco di Pescia, ha detto Riccardo Franchi, è un orgoglio ospitare, patrocinare e poter contribuire alla realizzazione di questo evento. Sì, per me da poche settimane neo sindaco del Comune di Pescia è un orgoglio poter ospitare, poter patrocinare e poter contribuire anche fattivamente alla realizzazione di questo evento. Un evento che siamo sicuri porterà tantissime migliaia e migliaia di persone non solo a godersi lo spettacolo dell'organizzazione, a cui vanno veramente tutti, al presidente e a tutto lo staff per la sua splendida organizzazione, ma soprattutto finalmente poter portare tantissime persone a visitare Collodi, la nostra splendida realtà che ha bisogno chiaramente di essere promossa grazie anche al lavoro che sta facendo la Fondazione, quindi dal Presidente Bernacchi, ma deve vedere un lavoro di squadra, di sinergia, compresa a partire dall'amministrazione, che deve patrocinare, sponsorizzare e condividere proprio questi eventi, proprio per valorizzare sempre di più questa nostra splendida realtà. Il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi è Pier Francesco Bernacchi, orgoglioso di questo riconoscimento. Mi fa piacere essere ancora una volta qui per le tante manifestazioni che in particolare quest'anno facciamo, perché ricorre il 140esimo della pubblicazione di Pinocchio. È un anno importante per noi, lo festeggiamo nel modo dovuto, abbiamo fatto un accordo con il gruppo che comprende anche il quotidiano La Nazione, perché Carlo Lorenzini è stato uno dei grandi giornalisti della Nazione e peraltro ne curiamo anche l'edizione nazionale, che si compone ben di 18 opere, di 18 volumi, per realizzare e pubblicare tutto quello che Carlo Lorenzini ha fatto nel tempo. Ci fa piacere, nell'ambito di una serie di programmi e di progetti che abbiamo scelto per il 140esimo, mantenere anche la manifestazione Pinocchio Senza Fili. È una manifestazione che curiamo da molto tempo, anche perché ha quel valore internazionale che da tempo curiamo. La Fondazione oggi ha operative e attivi nel mondo oltre 140 manifestazioni, e quindi anche questo bene si colloca in quella linea.
Alessio Michelotti, direttore artistico del festival, durante la conferenza ha interpretato l'omino di burro che porta il carro nel paese dei balocchi. Sentiamolo. Noi abbracciamo un po' tutte le discipline dello spettacolo popolare, quindi dal teatro alla musica, alla danza, al circo, senz'altro anche una presenza importante del circo contemporaneo. Senza fili in 8 anni ha creato un percorso molto importante in Toscana per la promozione di queste arti, con una specificità che è quello di un incontro molto diretto con il suo pubblico, però anche diciamo, noi puntiamo a un'estrema qualità delle proposte, per cui quello che si vede a Collodi è qualcosa che spesso, insomma, non si riesce a trovare poi da altre parti. Quindi ci sono ospiti internazionali che ci aiutano a esprimere questo legame tra, appunto, lo spettacolo popolare e quello colto, come la presenza quest'anno, domenica 27, di Gardi Utter, una delle più grandi clown al mondo, svizzera, che, diciamo, dagli anni 80 ha girato 2 o 3 volte tutto il globo con i suoi spettacoli. Veramente un punto di riferimento, soprattutto anche per la comicità femminile, sulla quale quest'anno abbiamo diverse proposte, un filone molto interessante e proficuo, diciamo. Poi abbiamo il ritorno di Mattias Martelli, un giovane attore che ha iniziato dalla strada e che, grazie alla regia di Eugenio Allegri e alla disponibilità del maestro Dario Fo, interpreta nuovamente Mistero Buffo, uno dei pochi attori italiani che ha questo privilegio, e lo fa meravigliosamente, portando da noi il sabato 26 La fame dello Zanni, anche qui un richiamo alla commedia dell'arte, al legame tra colto e popolare, appunto. Poi il venerdì 25, quindi andiamo a ritroso, Jean Menin dalla Francia, un mimo eccezionale, ha tanti gruppi e eventi importanti come gli Asgavroschi Brothers dall'Armenia, la Bada Bim Bum Band, ma Collodi è soprattutto Collodi Castello, poi anche, oltre a questi bellissimi spettacoli che facciamo nella cornice meravigliosa del Giardino Garzoni e del Parco di Pinocchio, ci sono poi gli spettacoli a Collodi Alto, a Collodi Castello, che sono dei micro interventi, ma che la gente da tanti anni ama moltissimo, perché la dimensione che si respira lì è veramente magica, insomma. Quindi noi li accompagniamo con le navette fino in cima al borgo, perché è molto in salita, e da lì fanno un percorso dove vedono decine di interventi nelle piccole corti e nelle strade, nei vicoli di Collodi Basso. Ampio spazio anche alla musica, come racconta il direttore organizzativo Francesco Baglioni. Diciamo, quest'anno Senza Fili torna nuovamente a promuovere la musica, quest'anno più che mai, perché sarà l'ultimo evento della giornata, delle 3 giornate. Inizieremo venerdì appunto con gli Asgharovsky Brothers, per proseguire poi il sabato con l'ensemble Terzo Tempo, che farà un omaggio, una produzione apposta per il Festival Sul De André, per concludere infine la domenica sera con la festa che coinvolgerà tutte le persone, con Bada Bim Bum Band, che porta il suo spettacolo Banda Molleggiata su palco. È una cosa inedita che abbiamo fatto ad hoc per il Festival. Come diceva il mio collega prima, anche il Castello è coinvolto, con due sezioni legate alla musica: i Talking Ties, che è un gruppo qua della zona, appunto, del Fiorentino, ma che girano tutta Europa, che portano canzoni attuali riarrangiate in chiave swing, quindi ruggenti anni 20, diciamo, molto attuali. E poi la grandissima opera, appunto l'opera buffa, che è stata riadattata e portata in scena, appunto, per farla fruire anche a un pubblico che magari non sarebbe abituato a poterla vedere, ecco. Thank you.